Sì, come Lega siamo fortemente preoccupati perché nonostante le nostre interventi, sollecitazioni, richieste fatte a livello provinciale e non solo, l'assessore competente Rossi continua a dire che facciamo populismo, che quanto sostiene la Lega non è vero, ma poi nei fatti puntualmente si verificano. Abbiamo visto a mezzo Lombardo come sono state le cose, vediamo come vanno le cose a Borgo, l'ospedale di Ala, l'ospedale di Clessi, oggi siamo qui Scavalese dove, nonostante le assicurazioni dell'assessore Rossi, viene smantellato un altro servizio importante del laboratorio. Si ricordava prima una monografia che è stata smantellata, portata a Trento, anche quella. Quindi le raccomandazioni che noi facciamo, le motivazioni che facciamo e la raccolta firma che faremo a Scavalese è perché noi crediamo fortemente che gli ospedali periferici del Trentino siano importanti, che vadano non solo mantenuti ma vadano potenziati nei servizi. È impensabile che agenti delle valli, specie che le passa si recchi in massa, vengono a fare l'ospedale di Trento che ha già dei problemi di fatto suo, e noi crediamo veramente che l'assessore, anziché ogni volta rassicurarci, il consiglio provinciale dice che non è vero, che non si depotenziamenta niente, che tutto va bene, noi prendiamo atto che purtroppo giorno dopo giorno, oggi siamo qui, ma rispetto anche ad altri ospedali, vengono tolti servizi importanti per la gente che vive in parte con difficoltà di percorso, di recarsi a Trento, eccetera. E quindi evidentemente noi continueremo su questa battaglia perché, ripeto, noi gli ospedali periferici bisogna potenziarli, le risorse finanziarie le abbiamo, sappiamo come la provincia di Trento abbia qualcosa come 1,3 miliardi per la sanità e pensiamo veramente che sia assurdo depotenziare servizi essenziali per la popolazione che vive in periferia e magari spendere altri soldi in altre cose meno importanti. La sanità è un settore troppo importante perché non si possa, diciamo, tener conto, quindi come Lega continueremo le battaglie a livello provinciale, interrogheremo ancora l'assessore, ci faremo presenti ogni qualvolta avremo il sensore che qualcosa non va bene e sappiamo spesso e volentieri per via traverse, l'assessore ci assicura, noi siamo fortemente preoccupati, la realtà è che giorno dopo giorno in Trentino gli ospedali periferici vengono depotenziati e tutto si vuole portare a Trento, ripeto, ingolfando la città. Su questo la Lega farà battaglia fino in fondo, interrogheremo anche nel prossimo Consiglio Provinciale, sulla prossima Trento, perché vedete non possiamo permettere che un ospedale così importante come Cavalese, che ha una zona turistica importantissima, FIM e Fassa, venga depotenziato i servizi essenziali per la gente che ci vive qua. Grazie.